Ciao a tutti, bentornati a Giocati. Questa settimana vi facciamo vedere un gioco pocket, piccolissimo, tucano dell'Helvetic. Molto carino, molto veloce, tascabile, strategico, colorato, ce l'ha tutte. Andiamo a vedere come si gioca a tucano, va! Bene, quindi andiamo a vedere come si gioca a tucano. Ovviamente abbiamo detto pocket game. Dentro troviamo semplicemente il libretto di istruzioni, ovviamente è multilingue, quindi ne troviamo diversi. E le carte. Le carte hanno ovviamente tutte quante lo stesso retro, questo qui arancione. Ma la parte frontale è diversa perché indica appunto diversi tipi di cose. Andiamo a vedere come si prepara allora una partita con tucano. Allora, in tucano abbiamo 70 carte, appunto 12 carte tucano, che sono queste qui appunto, che rappresentano solo i tucani e hanno dei simbolini diversi in cima. Adesso andiamo a vedere a che cosa servono. E 58 carte frutta. L'obiettivo del gioco è quello di raccogliere carte frutta e guadagnare punti e ovviamente cercare di fare più punti rispetto agli altri giocatori. Come si imposta il gioco? Allora dobbiamo mettere da parte le carte tucano, mescolare tutte le altre carte e dividerle in due mazzi. Ad esempio in questo modo qui. Mescoliamo le 12 carte tucano, come se fosse un terzo mazzo, diciamo così. Le mettiamo insieme ad un altro mazzo, uno dei due che abbiamo diviso, e mischiamo anche questo, ok? Quindi posizioniamo in cima l'altro mazzo, quindi quello da cui dove non abbiamo inserito i tucani, e lo mettiamo esattamente in cima a quello dove abbiamo inserito i tucani, in questo modo qui. E lo piazziamo qui di lato. Dobbiamo poi creare tre colonne di carte, la prima colonna con una carta sola, la seconda colonna con due carte, vi consigliamo di sovrapporle così, mettiamole così almeno si vedono avverso, in modo tale da vedere anche che punteggio dà diciamo ogni carta. E la terza colonna sempre fatta così, quindi con una carta sola. Come si gioca? Allora, inizia il gioco che ha mangiato per ultimo della frutta. Questo, vabbè, potete iniziare anche in un altro modo. I giocatori si gioca in senso orario. Quando è il vostro turno, scegliete una colonna e prendete tutte le carte che si trovano in quella colonna. Mettete le carte scoperte di fronte a voi e vi consigliamo, come vi consiglia anche il regolamento, ovviamente di raggrupparle per tipologia. Quindi, ad esempio, se dovessi avere durante la partita queste due carte, ovviamente le vado a sovrapporre perché sono due carte dello stesso tipo. In questo vi aiuta anche il colore della carta, ovviamente. Il turno a questo punto termina. Si aggiungono nuove carte a ogni colonna, prese ovviamente dal mazzo. Che cosa succede, quindi? Ad esempio, se io dovessi prendere questa qui, continuo a pescare delle carte e le piazzo esattamente sopra le carte che già sono presenti nelle varie colonne. Quindi ovviamente ogni colonna potrà aumentare, diciamo così, il numero di carte. La fine del gioco, quando avviene? Ovviamente si continua così, quindi pesco tutta quanta la colonna, rimetto le carte e faccio passare il turno al prossimo giocatore. Giocate fino a quando non rimane soltanto una sola colonna sul tavolo, quindi ogni giocatore dovrebbe aver giocato lo stesso numero di turni indicativamente. Scartate la colonna di carte restante. Ovviamente, attenzione, quando il mazzo di pesca è vuoto, è terminato, gli ultimi giocatori prendono le carte senza aggiungere niente alle colonne, questo è chiaro, il mazzo è finito. L'ultimo giocatore sceglierà di conseguenza fra due colonne e non fra tre. Contate i punti delle carte frutta raccolte e il giocatore con il maggior numero di punti vince la partita. Ovviamente questa è come si gioca il gioco, però dobbiamo andare a vedere effettivamente che punteggio danno le varie carte frutta. Ad esempio, nel caso di questa carta qui, in questo caso se avete raccolto una sola carta di questa tipologia prendete meno 2. Se ne avete raccolte 2 prendete 0, se ne avete raccolte 3 prendete 9, se ne avete raccolte 4 prendete 16. Ovviamente oltre non si può andare. In altri casi, ovviamente, per esempio questa è fatta allo stesso identico modo, le carte invece che hanno questo simbolino qui indicano che per ciascuno di questi frutti vince punti per carta chi ne ha il numero maggiore. Quindi chi ne ha il numero maggiore vince 2 punti per ogni carta banana che ha. Chi ne ha il numero minore non vince niente, ne vince 0. Okay, queste carte quindi sono differenziate in questo modo qui. C'è un'unica carta jolly che è questa qui. Alla fine del gioco ovviamente potete decidere voi a quale set di carte frutta aggiungerla. Conterà ovviamente come uno dei frutti. E poi ovviamente ci sono le carte tucano, che sono quelle più speciali, diciamo così, perché vanno a differenziarsi appunto per i simboli che hanno sopra. Andiamole a vedere direttamente dal librettino di istruzioni. Quindi abbiamo le carte tucano che possono avere questi tre simboli sopra. Quindi in questo caso qui che cosa succede? Ci sono tre tipi di carte tucano. Hanno capacità speciali. Quando ne prendete una, ovviamente utilizzate immediatamente l'effetto. Quindi scartate e continuate il gioco come al solito. L'effetto che cosa succede? Ad esempio, se c'è il pacchettino regalo, date una delle vostre carte scoperte a un altro giocatore. Non può rifiutarla, quindi potete dargli anche qualcosa che lo penalizzi magari. Oppure la mascherina da ladro, prendete una carta scoperta da un altro giocatore, non può evitarsi.
Oppure questa qui, capovolgete tutte le carte frutta di fronte a voi e formate un unico mucchio a faccia in giù. Attenzione, non potete guardare di nuovo le vostre carte a faccia in giù, una volta che le avete capovolte, le carte capovolte non possono essere date né rubate a nessun altro giocatore. Quindi che dite? Carino, piccolino. Mi piace sempre specificare che i giochi piccolini e così potenti sono fantastici, grandiosi. È un 6+, quindi non è neanche troppo elaborato, sicuramente c'è un po' di strategia dietro. Lo trovate qui, lo trovate online, lo trovate dappertutto. Lo trovate anche in qualche foresta tropicale, sicuramente. L'animale, il gioco no, perché il gioco lo trovate nei negozi tipo il nostro. Tutto qua, anche online. Basta, dico altro. Ciao.